ma non sempre noi riusciamo, capito, a volte sono in una posizione dove non hai spazio, cazzo. Quello avanti si muove tutto, ma vedi tu, però secondo me basta anche quello un po' più piccolo che dici. Ok, il frammento che mi è rimasto. E che è quello avanti. Ok, e quello che si muove? No, ma in pratica allora c'è un mega masso che ho buttato in forza e è bloccato in forza. Ma non dà fastidio? No. Oh, no, basta. No, no. Io sono quello che ho da rimuovere. No, perché sono... Cazzo, mi con la conchiglia. Eh? Perché sta tornando quello con la conchiglia? Aspetta, infatti è più basso. Dai, più basso. Non piace. Ok. Molti aspetta il panatun, il prosecco. Sì, sì, adesso andiamo a mangiare. Anche perché, Marco, io adesso ho liberato in teoria uno spigolo che Giulio è riuscito a passare, sì, ma io al limite. Ho liberato uno spigolo che dovrebbe permettere il passaggio. Allora, vi passo giù due cose e poi scendo anch'io. Le batterie. È molto ripido. Sì. Sotto tutto si sta costruendo.
Sì, questa è la variante. Proprio da qua. Sono bagnato fino alle mutande a morte. L'ultimo passaggio era veramente. Sì, ma questo cunicolo tutto è stato tosto farlo. Liberarlo è stato tosto. Aspetta, prima preparo il fornello. Che scelta, Renata? Ehi? No, sacca verde è per prendere l'acqua. Ah, vabbè, te la devo passare, No, dopo, tranquilla. Ma tanto devo alzare. Tanto devo aprire il fornellino. Ma eccole qua che ti vediamo tutti. Devo buttare la sacca verde. Però voglio la luce strobica lì. Strabica. Ci ho proprio scritto. Sì.